Per il primo dry hopping, non essendo ancora provvisto di un filtro per i luppoli, ho utilizzato due hop bag che ho messo in acqua a bollire per 10 minuti e che poi ho maneggiato esclusivamente con guanti sanitizzati. Ne ho utilizzati due in quanto i luppoli in forma di plug, come del resto quelli in forma di coni, una volta gettati nel mosto tendono ad espandersi molto. I sacchetti utilizzati avrebbero causato una esigua espansione dei luppoli, andando a limitare il loro effetto aromatizzante. Inoltre sarebbe opportuno, ma a mio avviso non indispensabile, cercare di far affondare completamente i luppoli nel mosto. Quindi ho legato a ciascun sacchetto un cucchiaio. Ovviamente anche questi si sono fatti 10 minuti di bollitura ed una sanitizzazione. Dopo aver posto con grande cautela i sacchetti gravidi dei plug di luppolo nel fermentatore vuoto, ho effettuato il travaso. I luppoli imprigionati non sono proprio affondati sul fondo, ma a mezza altezza nel fermentatore. Il mosto è stato conservato a temperatura di fermentazione per 10 giorni, dopo i quali ho effettuato un travaso in modo da rimuovere gli hop bag e recuperare i lieviti sul fondo per farci i famosi taralli al luppolo. Ho avuto modo di analizzare i sacchetti. Ho evinto due fatti negativi. Malgrado l'utilizzo di ben due sacchetti, i plug non si erano completamente espansi. Inoltre col tempo i sacchetti erano saliti a galla. Questi due fattori hanno parzialmente inficiato l'efficienza aromatizzante che avrei voluto ottenere. Per i dry hopping delle cotte successive ho fatto una scelta. Gettare i luppoli liberamente nel mosto, senza sacchetti, però prendendo delle precauzioni in base alla forma del luppolo utilizzato. Nel caso dei plugs e coni utilizzati per dry hopping di cotte successive, ho realizzato un piccolo filtro utilizzando una riduzione in acciaio inox AISI 316 femmina maschio da 3 quarti di pollice a 1 pollice rispettivamente, che si avvita perfettamente al mio rubinetto in plastica nella parte interna del fermentatore. Inoltre ho utilizzato una maglia d'acciaio ricavata da un colino che ho manipolato in modo da farle assumere una forma semisferoidale, che ho fermato alla riduzione utilizzando una fascetta stringitubo da 25-40 mm completamente in acciaio inox. Al momento del travaso il filtro autocostruito ha svolto il suo compito egregiamente. In alternativa è possibile utilizzare un sacchetto molto grande, dalla trama non eccessivamente fine, in modo da non ridurre il potere aromatizzante dei luppoli ivi contenuti. Inoltre è consigliabile legare al sacchetto o inserirci dentro qualcosa di veramente pesante e ovviamente sanitizzato preventivamente. Ad esempio un bicchiere di vetro o un raccordo in acciaio inox, in modo che i luppoli stiano sempre al di sotto del livello del mosto. Gettati nel mosto, liberi dai sacchetti, i luppoli tenderanno a salire a galla. Sebbene questo fenomeno sfavorisca l'effetto del dry hopping, ritengo che lo sfavorirebbe maggiormente costringendo i luppoli all'interno di un sacchetto, negando ad essi la possibilità di espandersi a dovere ed esprimere e diffondere al meglio nel mosto il loro potere aromatizzante. Se si ha la possibilità un abbattimento della temperatura del mosto il giorno prima di fare il travaso pre-imbottigliamento, sarebbe d'uopo per eliminare, oltre a molti lieviti in sospensione, anche eventuali altre tracce di luppolo scampate all'azione del filtrino semisferoidiforme. L'abbattimento termico, anche in relazione al tipo di lievito utilizzato, potrebbe portare ad un blocco fermentativo. Quindi è importante accertarci che la densità finale si sia stabilizzata per qualche giorno. Nel caso di luppolo in pellet, invece, a mio avviso né un filtro né dei sacchetti sarebbero efficaci, in quanto in questa forma il luppolo tende a sbriciolarsi. E utilizzare filtri o sacchetti dalla trama troppo fitta non favorirebbe certo il rilascio nel mosto. Quindi o si evita di utilizzare il pellet o si può gettare il luppolo libero nel fermentatore e poi, se si ha la possibilità, abbattere la temperatura del mosto. Inoltre, se la quantità di luppolo utilizzata per il dry hopping è importante, io suggerirei di effettuare, prima dell'imbottigliamento, un ulteriore travaso ed aspettare qualche altro giorno. Ovviamente, aumentando il numero di travasi, si rischia di ossidare maggiormente il mosto. Ritengo però questo un effetto collaterale trascurabile, purché si faccia attenzione a minimizzare questo inconveniente. 0,34, 35, 36. E poi facciamo anche 37. Malgrado l'utilizzo di ben due sacchetti, malgrado l'utilizzo di due ben... Malgrado l'utilizzo... E vai, la prima botta l'ho fatto.